spesso tutti i giorni in Italia da soli, senza papà, senza mamma, senza sorella, senza fratello. Sono tantissimi. Mio zio è quello che ha ucciso mio padre non lo conosco. Abbiamo costruito un gruppo di lavoro per fare... Questo è un viaggio che abbiamo deciso di fare all'interno di un progetto più complessivo che si chiama Io non odio, che è un progetto che vuole affrontare tutti gli odi appunto che ci sono oggi, che incontriamo tra i giovani ma anche tra gli adulti, anzi forse molto più spesso ancora tra gli adulti. Però riteniamo che sia giusto cominciare ad affrontare tutte queste cose nelle scuole, con i docenti, con i ragazzi, per raccontare appunto i mondi che magari non sono così tanto conosciuti, ma che sono poi considerati lontani, ma che sono vicini. Appunto il viaggio di questi ragazzi che arrivano nel nostro paese e come percepiscono il nostro paese, come passano le loro giornate. Soprattutto utilizzando uno strumento, un linguaggio che è oramai universale, quello del telefonino, quello del girare un video, quello del racconto attraverso le immagini. Ecco, pensiamo che sia una maniera molto efficace appunto per affrontare dei temi difficili, importanti, che però devono essere affrontati oggi da noi e dalle istituzioni, e con un linguaggio appunto però che possa essere quello universale di tutti i ragazzi di questa età. Continuiamo con un altro appuntamento nelle prossime settimane sul cyberbullismo, insomma affrontiamo tutti quei temi difficili di cui però dobbiamo parlare con i nostri ragazzi e ai quali appunto noi teniamo particolarmente per costruire un mondo migliore, a cominciare da noi stessi.